L'area dei mercati, passiamo a quella reale, come viene sempre definita. Perché? Perché negli ultimi 25 anni l'Italia ha aumentato dell'89% la sua capacità di produrre ricchezza e risorse economiche in termini di PIL. Questo non lo dico io, ma lo ha detto più volte, anche le sue dichiarazioni insomma sono ormai note, Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Lei lo ricorda spesso, questi dati, insomma, purtroppo non è che non preoccupino più, ma ci siamo quasi abituati, ecco. Ma noi in questo momento stiamo vivendo un momento di transizione auguriamoci verso un orizzonte che possa di nuovo riaprire spazi, entusiasmi, voglia di fare, voglia di intraprendere. Il termometro dell'impresa comincia a mostrare segnali incoraggianti, ma per scacciare la febbre dalla crisi servono ancora, come abbiamo già detto in tante occasioni, cure robuste. Ma per i settori dell'industria manifatturiera, quella più aperta ai mercati internazionali, le prospettive a breve indicano un'incoraggiante ripresa della fiducia degli imprenditori. Sì. Preoccupa invece molto in questo momento l'aggravarsi delle prospettive per chi opera sul mercato domestico. Ecco, cioè, sì, mi dica, prego, Presidente. Perché gli imprenditori possano cambiare un po' atteggiamento, avere un po' più di fiducia e restituire quindi capacità di acquisto agli italiani, c'è bisogno, come lo diciamo da sempre, di una riduzione del carico fiscale su imprese e lavoro. E poi rafforzare la terapia del rilancio della domanda interna e dell'occupazione con investimenti, e questo è l'unico modo per far imboccare di nuovamente al Paese la via di una ripresa sostenibile. Lei ha parlato di, secondo la vostra indagine, il 12% delle assunzioni, parlando di occupazione, previste nel terzo trimestre dell'anno di industria e servizi è di fatto introvabile, professioni di difficile reperimento. Perché? Ma questo è un po' un paradosso in un'Italia che in questo momento sta soffrendo molto sul piano occupazionale, in modo particolare per i giovani. Lo sappiamo bene, in questo momento i tassi di disoccupazione giovanile a giugno è schizzato a quasi al 40%, pensate che cifre preoccupanti. E purtroppo, nonostante tutto, ci sono ancora un numero assolutamente grande di competenze che non sono in qualche modo trovate dal mercato. I problemi possono essere di diversa natura, una è anche quella probabilmente della difficoltà di reperimento di questi ruoli, forse anche per un problema di mobilità territoriale. Ogni tanto, ad esempio, gli infermieri in Lombardia non si trovano, ma potrebbe darsi che ci siano in qualche area del nostro paese. Ecco, Presidente, è anche un problema di infrastrutture. Lei spesso ha rilanciato o tenta di rilanciare il turismo, questo è anche il periodo più, come dire, più gettonato in Italia per il nostro paese, per il turismo. Oggi, tra le altre cose, il ministro Lupi al meeting di Rimini parlerà proprio di infrastrutture nel dibattito che, come sempre, come quelli di materia economica, è promosso proprio da Union Camere. Il turismo è certamente questo scrigno straordinario che noi disponiamo, che non abbiamo ancora assolutamente valorizzato come merita, anzi può diventare, deve diventare uno dei grandi strumenti del nostro futuro. Ma per poter in qualche modo anche rilanciarlo c'è bisogno di questo discorso che anche il ministro, il vicepresidente Tajani ha affrontato l'altro ieri proprio a Rimini insieme a noi, quella del riutilizzo dei fondi europei per mettere in moto meccanismi che servono a rilanciare proprio le infrastrutturazioni del paese e poi dopo di conseguentemente anche il lavoro. C'è bisogno di fare tutti questi percorsi, questi progetti. Ci sono 30 miliardi di euro che devono ancora essere spesi, sono un'enormità. Una manovra. È più di una manovra, quindi c'è bisogno in qualche modo assolutamente in questa direzione di andare, e proprio il sistema camerale si sta approntando proprio per dare una mano in questa direzione, per aiutare in qualche modo a riprendere un cammino peroso e avere quindi nuove opportunità. Abbiamo per rilanciare lo sviluppo, soprattutto l'occupazione, Presidente, è stato chiarissimo, allora diamoci da fare soprattutto per queste infrastrutture. Rimbocchiamoci le maniche, facciamolo perché lo sappiamo fare. Grazie Ferruccio Dardanello, Presidente di Union Camere, buona giornata e buon lavoro, a Presidente. Voi, grazie. Grazie.